Ciao a tutti e benvenuti. In questo video volevo parlarvi di un workout che ho personalmente ideato, basato principalmente su un esercizio di John Morello, che a sua volta l'ha ereditato dal maestro George Lauriston. Parliamo dello Stone Killer. Lo Stone Killer non è altro che un aumentare progressivo di battute, eseguite a parità di velocità e divisione ritmica, in questo caso ottavi. Ciò significa che andremo ad eseguire una battuta con l'arto destro ed una con l'arto sinistro, due battute con l'arto destro, due battute con l'arto sinistro, tre con il destro, tre con il sinistro e così via. È un esercizio estremamente utile per sviluppare controllo, velocità, resistenza e potenza. Inizialmente lo Stone Killer viene studiato ad arti singoli, separati, questo per permettere al nostro cervello di focalizzarsi con maggiore attenzione sui dettagli del singolo arto e sulle parti di esso, andando a evidenziarne gli errori che poi andremo man mano a correggere. Il fine ultimo è quello di bilanciare gli arti, renderli simmetrici, che poi si andranno ad unire nelle divisioni ritmiche, nei fraseggi o nei brani che vogliamo andare a suonare. Arti non completamente bilanciati andranno a compromettere l'esecuzione del nostro brano. Ad esempio, potremmo avere l'arto destro capace di suonare fino a velocità di 240 bpm, mentre l'arto sinistro soltanto fino a 220, obbligandoci a rallentare l'intera esecuzione del brano. Oppure potremmo avere l'arto destro capace di resistere fino a 2 minuti consecutivi ad alte velocità, mentre quello sinistro soltanto a 1 minuto consecutivo, costringendoci a terminare prima l'esecuzione di quello che stiamo suonando. Soltanto dopo aver bilanciato entrambi gli arti potremo andare a giocare su accenti e intenzioni varie. Il workout è così composto. Partiremo da una base di 140 bpm e andremo ad eseguire uno Stone Killer fino a un totale di 8 battute complessive per arto. Dopodiché il metronomo aumenterà di 10 battiti al minuto e così via fino ai 220 bpm. Tra i 220 bpm e i 240 bpm il metronomo aumenterà di 5 bpm per volta. In totale il workout durerà 20 minuti circa. Noterete come il suono del metronomo durante il workout cambierà ogni qualvolta dobbiamo cambiare arto. Questo semplicemente per favorire il conteggio delle battute. L'inizio dell'ultima fase del workout sarà scandita da un suono di un metronomo diverso. Il file con il metronomo di questo workout può essere scaricato gratuitamente dalla descrizione di questo video in formato MP3. Ho scelto il range di velocità 140-240 bpm perché ci permetterà di lavorare su diverse fasce muscolari, cambiando anche la tecnica di esecuzione. Passeremo da un uso del solo polso ad un uso combinato di polso e dita per terminare con l'uso delle sole dita, variando tra una tecnica matched grip e French grip. Ovviamente lo Stone Killer può essere eseguito a range di velocità inferiori o a velocità ancora più elevate. Dipende dalla fascia muscolare che vogliamo sviluppare e dalla tecnica che ci interessa per il nostro drumming. Direi che per ora è tutto, vi auguro buono studio e ci vediamo dopo l'esecuzione del workout. Grazie.
Bene, workout terminato. Vi rimando ad altri miei video didattici, ai seguenti link, e vi consiglio di eseguire questo workout almeno 2 o 3 volte a settimana, senza andare a stressare troppo le parti interessate. Grazie ancora per avermi seguito, alla prossima. Ciao!